alcuni dei più bei luoghi di Napoli, noti e meno conosciuti, hanno aperto nel fine settimana a turisti e visitatori raccontati da ciceroni illustri. E la rassegna Innamorati di Napoli, promossa anche quest'anno dall'Assessorato alla Cultura e Turismo, da un'idea dello scrittore Maurizio De Giovanni. Da qualche anno questa iniziativa è tra quelle che, con tante altre, ci hanno permesso di far riconquistare a Napoli il posto che Napoli merita tra le grandi città europee d'arte e di cultura. Quindi di questo siamo molto orgogliosi. E l'amore per Napoli cresce a Napoli e cresce in tutto il mondo. L'importante è trasformare questo amore in azioni positive, in senso civico, in solidarietà, in responsabilità. Oltre 50 i luoghi e i percorsi narrati da personalità che nutrono per Napoli un legame profondo. Questa mattina a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, l'appuntamento è stato arricchito dalla visita teatralizzata della compagnia La Fabbrica di Wojtyla, un percorso alla scoperta delle sale e degli aneddoti più antichi del palazzo, a cui ha preso parte con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele, la madrina dell'iniziativa Luisa Amatucci. Sono onorata di essere la madrina di questa iniziativa, di questo evento che trovo interessantissimo, e poi tutto ciò mi entusiasma perché Napoli è una città che permette e ti fa entusiasmare proprio perché è un continuo scoprire posti meravigliosi. Io questo lo trovo veramente molto stimolante. Anche qui nella sala, nel luogo della città di Napoli, la Casa del Popolo, come potete vedere anche con dei costumi d'epoca per riscoprire la storia della nostra città, per far innamorare non solo i non napoletani ma anche gli stessi napoletani nuovamente o sempre di più della nostra città, grazie a delle guide d'eccezione che sono gli innamorati di Napoli, a cominciare da me, che se non fossi stato innamorato di Napoli non avrei mai potuto immaginare la mia vita di fare il sindaco di Napoli. Quindi siamo tutti innamorati e soprattutto vogliamo costruire una città in cui la felicità non sia una parola vuota ma sia una parola piena di significati non retorici ma veri. Quindi riscoprendo Napoli si riscopre anche l'essenza della vita e di essere comunità.